Scusa, avresti una stanza libera per questa sera? Immagino che la tua sia una burla, vero? Una burla dovuta ad un'ironia che distingue il tuo carattere forte e carismatico. Io oserei dire se mi permetti, signorina. Pensa che non abbiamo un ospite qui. Dall'estate del 90, durante i mondiali di calcio. Se non sbaglio, era un agente di commercio abruzzese, il quale, guardando una partita in camera, ad un gol di Schillaci, ebbe un infarto. Senti, domani devo raggiungere una zona nella montagna chiamata Corgiola. Sì. Come si arriva? Si trova dall'altra parte della montagna. Bisogna raggiungere l'imbarcadero e oltrepassare il grande lago. E proseguire nuovamente a piedi. Shit. Shit? Sei straniero? Io posso procurarti un cavallo per arrivare fino all'imbarcadero. Ma ci si andrà a cavallo? Sono 30 anni che non vado a cavallo. Se arrivo al lago, sì, chi lo riporta a casa? E arriva a casa da solo. Lo lasci libero e lui ritorna. Perdonami un attimo che mi chiamano di là. Arrivo subito, caro. Da dove vieni? Australia. E che ci fai da queste parti? Se te lo dicessi non mi crederesti. Perché non dovrei? Tu hai creduto la sua storia su un col di Schillaci. Tutti noi dovremmo ricominciare a credere nelle storie. Piacere, Mark. Alice. Allora, che ci fai qui, Mark? Devo consegnare un pacco. E cosa c'è di strano nel consegnare un pacco? Non so a chi devo consegnare. Ho ricevuto un pacco postale e una lettera. La lettera mi diceva di portare questo pacchetto in Italia, proprio qui sulla montagna, specificamente nella zona chiamata Corgiola, dove c'è solo una casa, per cui non potrei sbagliarmi. Ma immagino che tu abbia qualche idea di chi possa essere il destinatario. Sì, altrimenti non sarai qui. E in Australia cosa fai? In Australia ero un professore universitario, insegnavo letteratura. E tu invece? Mi occupo di ricerca. Sto visitando alcuni posti di montagna per fare degli studi sulle dighe. Qui vicino ce n'è una. Cos'è una diga? Damme. Oh. Invece per un anno ho fatto degli studi sui fari. Ho visitato decine e decine di fari, ovunque. Dalla Norvegia fino al sud del sud del mondo. Professore?
Guai a voi! Guai! A voi! Guai! A voi! Guai a voi! Io devo andare. Faccio sconti. Devi pagare. Come tutti i mortali. Guai a voi! Vieni! Ho visto gli uomini vagare nelle nebbie degli eterni dannati alla ricerca della pietà. La pietà. La compassione dovrebbe essere l'unico linguaggio per l'essere umano. Non facciamo altro che galleggiare sulla superficie corrotta del fato. L'afflizione. La congiura, la colpa, la ricerca di senso, che ci tortura, che ci condanna, l'idea spregiudicata dell'eterna dannazione, l'atroce tormento di smarrire il lustro, il riflesso dei nostri vizi. L'uomo non è un animale politico. L'uomo è un miserabile. Segui quel sentiero là. E tieni d'occhio il tragitto del sole. Vuolsi così colà ciò che si puote come si vuole, e più non dimandare. Sono passati 20 anni, Mark. Sì. 20 anni. 20 anni. Io credevo che il tentativo di spedirti il pacco non ti avrebbe portato qui. Invece mi sono sbagliato. Sei tornato. Io non sono tornato. Io sono mai andato via. Sei stato tu che è scappato via. Forse perché non mi andava più di vivere in Australia. O forse perché non mi andava più di vivere con una donna al mio fianco. E questa ti sembra una giustificazione? Noi ti abbiamo cercato per anni. Prima in Australia, e poi in Sicilia, e poi ovunque. Fin quando siamo rassegnati? La rassegnazione è l'anticamera della disperazione. E poi dico una cosa. Non valeva la pena di cercarmi.
In fin dei conti io sono stato un marito che non presente e un padre non giusto. Io ero il tuo figlio e avevo il diritto di sapere le tue scelte. Che cosa hai fatto tutti questi anni? Quello che ho sempre fatto. Ho vissuto come un fantasma. Mi sono ritirato qui, dove nessuno mi può trovare, nessuno mi può cercare. Vivo da solo, nessuno mi vede. Come Dio. Hai continuato a scrivere? Sì, ho continuato a scrivere, anche se l'ho fatto nessuno se ne è mai accorto. Mi dicevano The Ghostwriter, lo scrittore fantasma. Io scrivevo per gli altri. Nessuno ha mai saputo che quei libri l'avevo scritto io, Attilio Cottuso. Certo, non mi do merito per quelle autobiografie che scrivevo per suppette, cantanti, ballerine, stronze varie, queste no. Io ho sempre vissuto come un fantasma, fino a quando un giorno ho avuto la consapevolezza di diventarlo, di esserlo. Ecco perché sono scappato, è chiaro? Sono diventato invisibile. La gente attraversava la mia vita e nessuno se ne accorgeva. Potevi rifiutarsi e scrivere delle cose col tuo nome e prenderti i meriti. Perché non l'hai fatto? Perché io mi sono sottratto al mondo. Prima che il mondo sottraesse me. Perché si vive di sottrazione, figlio mio. Bisogna sottrarle. Fuori è un eccesso del nulla, del niente. Invece la gente ha dimenticato che esistono i silenzi. I silenzi bisogna saperli interpretare. Bisogna amarli. E non è una cosa facile. Io invece ci sono riuscito. E sto bene. Tua madre come sta? La vedi? Io non penso te ne frega realmente nulla. Sei scappato via senza pensare a lei. Non l'hai mai amata. Tu questo non lo devi dire. Non te lo permetto. Nessuno può giudicare la vigliaccheria degli altri. È chiaro? Bisogna prima conoscere la paura di se stessi per poi poter amare. Prima conosci te stesso e poi ami. E io con tua madre ci ho provato. Ho provato ad amarlo, ho provato a stargli vicino. Avevo bisogno di lei. Non ci sono riuscito. Tu lo sai quante volte avevo bisogno di lei? Di lei! Come un bimbo che sta dentro il ventre della propria madre. E non ci sono riuscito! E così sei andato via, vedendoti. Tante persone vengono cercate, certuni vengono ritrovati, però mai nessuno si è fatto mai la domanda che forse tanta gente non si perde per caso. Si vive con la consapevolezza della propria rinuncia. Bisogna preferire la reazione, l'indignazione e la libertà, però diffida e che ha speranza nella libertà. Perché le cose non possono coesistere, devi scegliere, ti devi decidere. Non c'è speranza nei rivoluzionari. Non hanno mai conosciuto la speranza. E spero che non la conosceranno mai. La partita la fermiamo qui. Tanto fra due mosse mi dai scacco matto. E io non ci sto a perdere. E adesso vado a coricare. E mi ha fatto piacere incontrarti.
Attilio! Sono ombre laggiù. È come sentirsi fuggitivi in notti di pioggia. Tutto così incompreso e tutta questa indifferenza sembra un'esaltazione alla curiosità. Le ombre stanno calando. Avverto il peso di un tempo sempre più distante dallo stupore. Le parole si sono smarrite lungo un sentiero di montagna. La memoria lontana, come un soldato d'inverno su un campo di battaglia. Ci rialzeremo e guarderemo oltre la nebbia. Verso la luce incontaminata, riflessa oltre questo tempo, il tutto contenuto nel tutto. E noi al di là del confine, oltre il distacco paradossale, oltre le lacrime divenute umidità. Come invisibili, come segreti non svelati, come fiori appassiti, provenienti dalla terra arida, come cenere suonate dal vento. Hai fatto la tua consegna? Sì. Dopo l'altra notte pensavo di non rivederti più. E invece... stranamente ti ho pensato, sai? La stranezza è una cosa relativa. Io non sono così facile da ricordare. Però è stata una bella notte insieme. Come si dice? Stravagante. Percorrendo questa strada e proseguendo verso valle si arriva al mare. Laggiù mi hanno detto che c'è un faro su una bella scogliera. E tu sei l'esperta dai fari. Andiamo a vederlo. Se passerà un bus. Arriverà. Arriverà.